La sugna ce l'hai messa? Come no, ci mise la sugna. Il pomodoro e basta. Del tuo non ci mettere più niente perché ci devi mettere questo. Questo? Questo. Dai, padrone, guardate un po' come maestro che ha portato qua. Che ho portato? Ho portato l'imbottitura per cazzone. La salumeria sana sana. Maestro, allora io mi dovessi offendere. Ma perché, scusate, non è Carmè quello che ci avete portato ieri sera, un cazzone che ci avete portato ieri sera, si poteva chiamare così. No, ma non ci stava niente dentro. Sì. E qua mi sono mangiato perlomeno 10 persone. Cioè. Hai mare cria. E accomodatevi. Oh, che mangi accomodato? Che vogliamo scherzare? Ma come te lascio qua? Chi è capace che sopporta la casa? Sì. No, ma in un paziente. Io ti conosco. Vabbè, ecco qua, guarda. Provolo, mozzarella, prosciutto, salato. Momento, aspetta un momento. Un po' di origano ce lo mettiamo. Don Pasqualino, mi meraviglio di voi. Oh, okay. E quando mai si è messa la regola dentro un calzone? Come l'ha chiamata? Ossigeno. No, che ossigeno? Origano. Origano. Vabbè, Don Pasqualino, se ce lo volete mettere quello... Come l'avete chiamato voi, come si chiama? Origano, non ha carne, origano. Pigliatevelo voi stesso, ci stanno quattro mazzi appesi. Sì, allora ce lo mettiamo, Ce l'ho. No, non c'è più tempo, ormai è quasi pronto. Accomodate. Ma che devi fare? No, maestro, accomodate. Si origano dentro la casa. Ha ragione, maestro, non ti metto. Origano si mette sulla pizza. Bravo, maestro. La pizza che ha pomarolo con l'olio, allora ci si mette l'olio. Io l'ho messo pure nel calzone. E hai sbagliato. Per cortesia, portateci mezzo litro di vino, una carme. Hai sbagliato. Ma no, signore. Lasciati servire. Ma vi dico, io l'ho mangiato con E hai mangiato male. Poi vedrai che cosa succede. Tu non sai. Sentite, abbiate pazienza. No, è inutile che accordate. Scusate, vogliamo mangiare in pace. Noi stiamo suonando dalla mattina alla sera. Ecco, stanno 10 lire. Arrivederci. Buona serata. Buona serata. Mi siamo sono tirati. Ehi, brioche! Ehi, brioche! Questo è Casone. Pasqua, questo è Casone. Donna Carmela, favorite. Buon appetito, buona salute. Un pezzettino. Ma vi prego, mangiate, buon appetito. Se non insistere, ma qua, io tengo fame. Vabbè, non è capace che accetti per le mie suca su. Vabbè, per l'educazione. Non ti caricare. Lascia stare. Qua, Camderò, io penso a te. Io penso a te. Io penso a te. Ma non è meglio che pensi alla salute. E pensi più a te. No, a me fammi la cortesia, non mi pensavo, perché a me ci sta chi mi pensa. Te, qua stanno 5 lire, state a bordo. Grazie, eccellente, signorina. Che cuore nobile che avete. Hai dato una gomma onno madre. Grazie, signorina. Grazie, che bella cosa. 5 lire. Si sente la mancanza di l'origano. Non capisci. Vabbè, non lo capisci. Tu di chi? Ma che vogliamo scherzare? Buono, buonissimo, ma tu senti la mancanza. Ah, non c'è, papà. Non va abbastanza ringraziato, io. Puzzate che la pacienza è andata, farà quello che carino. E che fanno, signore? E che fanno, signore? Adesso mi trovo di più, signore, così. Ma c'è stata una bella canzone. No, per carità. Ho belloccio di fama. Ma qua belloccio di fama. Ma che tutti qua vengono sti posteggiatori, non ci stanno più pizzeria a Napoli. Ma che è qua, vieni a casa, sto parito. Niente, è un topolino, ma ci sta tanta guida per una cosa di niente. Come facciamo qui? Una cosa da niente, quello mi fa ribrezzo. Io mi metto paura, lo facciamo qui. No, quello è come se fosse di famiglia, capite? Quello sapete che fa? Ogni tanto a quest'ora esce va a prendere una boccata d'aria. Ah, se va a fare la passeggiatina, se va a fare. Proprio 5-6 minuti e poi se ne torna a casa. E dove abita? A via Iaia. No, l'Angop. Ah, o corso? Quale corso? A dove? In da Regata. Si è fatto il nido. Pasqua, e tu volevi mettere l'origano in casone, lo virano. Tu voglio dire bene, stato cielo, buttavamo tutto l'imbottitura. Sì, Topolino l'ingannava l'origano. E a saperlo mi portava da casa. L'origano, lasciava a me, tu non lo di affidare. Se lo dico, se lo dice l'amico tu. Yamma, 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 y
Lasciateci mangiare in pace. Lasciate, vogliamo mangiare in pace. E come ve lo dobbiamo dire? Lasciateci mangiare. Ma pure noi dobbiamo mangiare. E che allora sì, a noi no. Ma che cosa? Ma come, quelli ci hanno detto che qui dentro c'è un signore mezzo pazzo che per non sentire di suonare ci dava 5 lire ciascuno. Ah sì, Lascia. Un pazzo sta là, e questo è il pazzo. E poi dici che Napoli non è un incanto. Ma te spicci tu a chi si lo vuoi?